Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Blightbound, un gioco che è uscito il 29 di luglio su Steam. Il costo è di 20 euro circa ed è in Early Access, non ha ancora l'italiano, potrebbe averlo in futuro. È un gioco dove si esplorano, insomma, dei dungeon. È un dungeon crawler alla fine, giocabile anche in cooperativa, dove bisogna, diciamo, distruggere una maledizione, un blight, insomma, credo sia il termine giusto. Andiamo a provare il tutorial insieme, ed è un gioco che supporta fino a 3 giocatori in cooperativa, e graficamente è davvero particolare, davvero carino, l'ho trovato simpatico. E lo andiamo a vedere. Andiamo a vedere questa intro che purtroppo non mi pare sottotitolata. Adesso vediamo, perché non ho dato un'occhiata se effettivamente ci sono i sottotitoli. Quello che mi lascia ben sperare è che diciamo, box delle descrizioni dell'Early Access hanno detto che progettano di rilasciarlo in più lingue, quindi magari. Ci sono, da quello che ho visto, tantissimi oggetti unici da trovare, da craftare. Ci sono fino a 20 eroi da poter ottenere. E sembra quello che potrebbe essere un indie davvero originale. Andiamo a provare il tutorial perché graficamente è una sorta di, diciamo dungeon crawler a scorrimento orizzontale, però adesso lo andiamo a vedere. Questo è un gioco che parla di eroi che si avventurano nel Blight, una nebbia corrotta che copre le terre, la terra. Gli eroi devono recuperare gli altri sopravvissuti e i potenti artefatti da una civiltà perduta. Tu formerai un gruppo di 3 giocatori e avrai bisogno veramente di lavorare insieme per ottenere per ottenere ricchezze. Allora, vuoi unirti ai nostri rifugiati? Devi provare prima il tuo valore, insomma, andiamo a provare il tutorial. Il supporto al momento per i pad è parziale, quindi diciamo che graficamente ricorda un pochino quello che è un Darkest Dungeon, però col movimento WASD e l'utilizzo del mouse. Vedete che abbiamo left shift per la scivolata, il sinistro, il destro che non abbiamo ancora, la E, la R come tasti utilizzabili. Quindi in questo momento dobbiamo usare il left shift. Qua distruggiamo le casse, recuperiamo l'oro. Graficamente veramente è uno shader veramente bello, mi piace. Salve, buongiorno, scusi, perdoni. Ah, attenzione, gain combo. Allora, execute. Ok, sì, poi vabbè, si può andare di qua? Sì? No? Questo sembra sospetto. Ok, ci sono. Sì, devo fare molta attenzione al mouse perché è molto importante dove noi stiamo puntando, perché anche il personaggio di conseguenza si gira. Uso execution quando abbiamo caricato abbastanza colpi. Vedete che ci sono 3 rombi qua in alto che ci lasciano usare l'esecuzione, insomma, la final. Davvero, davvero interessante. Deve essere spassosissimo in online non l'ho ancora provato. Entra nella chiesa in rovina. Va bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Poi ripeto, per chi di voi è sempre polemico e ui, aia, che male. Per quanto riguarda le lingue, va bene, non è in italiano, ma in un gioco del genere mi chiedo che cavolo serva. Allora, il tasto destro per interrompere i nemici e fare più danno, terminando le loro azioni. Ah, ok. Intanto continuo ad attaccarlo. Piacerebbe capire. Ah beh, ma la mia vita è ancora altissima, quindi direi che. Ok, gli abbiamo interrotto l'azione, anche se bisogna avere veramente una grande abilità per capire quando stanno per attaccare. Mannaggia. Execute. Ok, l'abbiamo quasi sistemato, ma qua è volutamente guidato a farcelo battere, insomma. Ok, l'abbiamo abbattuto, è caduto un po' così. C'è qualcuno bloccato nella bara, nella tomba? Grazie, sono stato separato dal mio gruppo. Vabbè, quindi.
Sei ferito, lascia che ti restituisca il favore. Ok, tasto destro. Lila, figo. Figo, 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 figo. Colpisci i nemici col mana. Ok. Diciamo che la cosa che mi piace di questo gioco è che ha un non so che di tatticismo che tante volte un dungeon crawler, come può essere un Diablo, non ha. Perché io, almeno dall'esperienza che ho avuto, è un picchia 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 nella massa. Qui invece l'ho trovato più interessante. The Gravemark, ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo. Stiamo andando al rifugio di Cinderpeak a sud-est di qui. Sud-ovest di qui, scusa. Oddio. Ah, ok. Andiamo, 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 andiamo. Dovrei vedere bene le abilità che ha. Pierce. Ah, questo andiamo a pungere i nemici, vabbè. Anche il fatto che magari lei picchi e io curi non mi dispiacerebbe. Infatti vedete che io lascio questa zona qui di cura e curo lei, però. Mi trovo meno con questo personaggio, a dire la verità. I livelli, da quello che ho visto, sono fatti a mano e sono fatti veramente disegnati veramente bene. Salve! Ah, posso col tasto F tenendo premuto? No, premendo e basta. Riportare in vita un eroe. Ora abbiamo il guerrierone, il tank. Blocca gli attacchi, figata. Bellissimo. Scusi, venghi qui. Blocca. Scusi, è bello utile perché io blocco gli attacchi e loro intanto fanno danno. È fighissimo, vengono anche spezzati a metà, squartati. Bello, mi piace. Scusate, adesso vi proteggo io. Adesso vi do due ammazzate anch'io. Aula, la combo. Scusate, vi do una mano io qua che mi sembrano abbastanza potenti sti nemici, ma non mi stanno facendo niente. Sì, se però voi dietro picchiate, grazie. Molto interessante. Sono anche più tosti questi, eh. Vediamo col tasto R cosa faccio. Col tasto Q. No, beh, bello, bello. Calcolando che sono 20 eroi, direi che ce ne sono di cose interessanti da vedere in questo titolo. Sì, devo evitare, in pratica sotto c'è scritto quello che vi ho detto prima, devo evitare che loro targhettino, quindi puntino, prendano di mira i miei compagni e quindi attirare lag, un po' come si dice negli MMO, quindi che attacchino me, io faccio il tank, vedete che intanto dietro lo stanno sdrumando di colpi. Intanto io non prendo niente, vabbè però adesso è il momento di basta, adesso di scherzare, direi che lo possiamo anche terminare, sto tizio. Mi piace molto questo, direi che. Ma anche Lealer, col fatto della cura, si attacca meno, si difende. Ma a parte che sta sparando queste mana cose qui. Sì, ma sta veramente. O sto sbagliando il metodo di ingaggio, ma sto qua è veramente fortissimo. Come mai? Lo calpesto. No, ma vieni, vieni. No, in pratica mi sta insegnando a fare quello che devo, cioè in pratica devo attirare i danni su di me, così che loro possano fargli realmente danno. Vieni, vieni. Beh, non morirà prima o poi.
Sì, dai, è quasi andato. Perfetto. Bene. E mo dove andiamo? Perfetto, molto bene. Andiamo di qua. Bello anche questo movimento, un po' così. Oh, Unleash the Fury. È giunto il momento. Vieni qua, Marano. Ti calpesto io. Uso tutto quello che ho per far danno. Vabbè, io trattengo il danno e intanto loro picchiano. Direi che funziona come tattica. Però vorrei fare un po' di danno anch'io. Tra poco posso tornare su. Dal 2%. Oh, ok, adesso. Dai, 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 dai. Molto bene. Well done. Ok, torniamo dai rifugiati. Ah, proprio rimasto così offeso. Va bene, dai, andiamo. Ritorno ai rifugiati col tasto F. Victory! Hai completato il tutorial. Ci sono molte più meccaniche da scoprire. Prima di... Ok, abbiamo gli eroi. Scarlet. Abbiamo Corus, il guaritore, e Malboris, che è il guerriero rozzo, quello insomma serio. Ok. Non posso credere che ho lasciato Loriden per questa terra. Va bene, sì? Ok, allora. Benvenuto, eroe artigiano. Usando i bottoni sulla sinistra puoi controllare i tuoi eroi e artigiani. Gli eroi escono e combattono. Prova a equipaggiarli come meglio puoi e raccogliere, cioè collezionarne più che puoi, insomma, di liberarne, di conquistarne il più possibile. Gli artigiani ti aiutano a migliorare gli eroi e i rifugiati in molti modi. Per giocare hai bisogno di un team di 3 giocatori. Puoi invitare 2 amici o giocare trovando dei compagni di gioco. Una volta che hai creato il team con altri giocatori, sarà assegnato un eroe Blightbound a caso dal roster di eroi. Un guerriero, un assassino, un mago. Ah, ok, sono sempre questi qua. Bel lavoro. Va bene. Cioè, in pratica, se noi vogliamo giocare con qualcuno, ed è questo il dubbio per cui io ho aspettato, il dubbio è, ci saranno giocatori? Vediamo. Ci sono le regioni, c'è Singapore, Amsterdam o San José, o José, e Ender. Ok. Ah, qua sono tutti. Livello dei rifugiati. Ah, ok. Man mano salgono di livello. Sarà da capire come, ma va bene. Scarlet, Malboris. L'equipaggiamento. Il journal. Ok, qua vediamo tutto. Vediamo il personaggio. Lui. Il livello. Le abilità. Le caratteristiche. L'equipaggiamento che ha. E il journal, cioè in pratica tutto quello che verrà introdotto poi col gioco finito, dobbiamo concludere la storia del personaggio. Notorietà, completando dungeon, ti dà possibilità di sbloccare modalità difficili per i dungeon, insomma, ottenere gli oggetti più interessanti. Settings, Elder. Adesso mi viene il dubbio perché fino a un attimo fa la lingua italiana non c'era, e infatti non c'è. Stiamo giocando in Full HD. Va bene, allora. È un early access, quindi insomma è da vedere un attimino come lo potenzieranno. Io adesso non ho amici, qua potrei invitare amici su Steam, ma non ne ho, quindi.
Vediamo. Stiamo cercando giocatori. Vediamo quanto tempo ci vuole per trovarli. Allora, tecnicamente li abbiamo trovati subito. Io voglio fare l'eroe. Come faccio a selezionarlo? Ah, io. No, ok, ho per sbaglio annullato. Quindi adesso l'ho rifatto e ne sto trovando altri, quindi direi che sto andando bene. Non so onestamente come selezionare un eroe. Però vediamo adesso quanto tempo ci vuole per ritrovare nuovamente i giocatori. Ah, ho già trovato. Ok. Orca Sama. Ok. Updating party. Vediamo. Ok. Selezione del dungeon. Molto interessante questa cosa. Difficulty add. Premi qui. Ah, ok. Possiamo scriverci. Seleziona un dungeon. Cacchio ne so io. Facciamo questo. Eh sì, non ce ne sono altri da fare. Quindi entriamo e vediamo che cosa mi capita. Stiamo giocando difficile, quindi adesso siamo proprio in tempo reale con altre persone. E io sono lei. Vediamo come ce la caviamo. Dai, prendete l'oro. Andiamo. Cerca sopravvissuti. Ok. Lila sta facendo niente, però vabbè. Ok, lui intanto sta prendendo il danno al posto nostro. Dovrei evitare di prendere danno io, ma farlo prendere a lui. Bene. No, io sono impressionato dalla facilità che ci abbiamo messo, diciamo, a trovare i gruppi di gioco. Calcolando che questa è un early access. Ha una valutazione nella media, diciamo, di Steam, quindi. Grazie che mi avete aspettato, anche perché se non vado avanti, cioè non arrivo, non potete andare avanti, io immagino. Anche se forse sì, mi hanno aspettato, quindi sono, diciamo, stupito da questa estrema gentilezza. Diciamo, stiamo giocando a difficile, ma non vedo questa grande difficoltà al momento. Poi magari adesso arriverà un boss. E saremo messi in difficoltà, non lo so, vediamo. Ready to slice. Andiamo. F. Dopo li ringrazierò in chat premendo T. Tiro la leva, tirala. Andiamo, ma è un sopravvissuto quello, dovevamo salvarlo forse. Revive. Oh, abbiamo recuperato qualcuno. Grazie. Ok, andiamo. È molto interessante, davvero molto interessante, ma soprattutto perché io non impazzisco per giochi tipo Vermintide o quelli lì che vabbè, indie non sono però, ma avere più o meno delle meccaniche simili, ma con questa grafica, con questo modo di giocare, diciamo che è una cosa che mi piace tantissimo. F. Andiamo sui clivi adesso. All'esterno? Razor Cliff. Il colle rasoio, insomma. Direi che come vita siamo messi molto bene. Sto usando anche l'abilità base, quindi non sto facendo granché. Ci sono oggetti da prendere di là, eh? Ragazzi, di qua. Faccio finta di essere la guida. Ok,
Ok, hai preso la chiave. Voi intanto siete già andati avanti, eh. Ok. Non so onestamente se ci siano, quanti dungeon ci siano qua nella beta. Però. Oh, il boss. E. Ok. Sto usando tutte le abilità che ho. Q. Bello, ci siamo messi tutti sulle pedane. Interessante. Bene, e mo? Poi, vabbè, io oddio, adesso ho perso un po' di vita, però non lo sto trovando, diciamo così, difficile come mi aspettassi con una difficoltà alta. Stiamo tornando indietro adesso, quindi dovremmo aver finito, io immagino. Io ho una chiave, l'ho presa. Recupero ogni lì sulla destra che non vi ho detto. Ah, sì, la mappa sì, ci dava una porta qua. Sì, in effetti, sì. Recupera più sopravvissuti che puoi, è la missione che ci dava. Quindi vediamo. Non so poi in effetti cosa succeda se qualcuno degli altri si disconnette. Io auguro una fortuna a questo gioco perché io lo trovo veramente carino, godibile, ma nel momento in cui non lo gioca nessuno diventa ingiocabile, salvo non avere degli amici, però. Cioè, Diller sta facendo un bel lavoro, devo dire. Io attacco così un po' a cazzo. Prendo i soldi. Sì, no, mi curi, mi curi. Mi stava curando e me ne sono andato. Una bomba. Ah sì, c'è qualcosa qua. Ok. Ok, vedi che lui resta, vedete, lui è rimasto lì perché sono andato avanti io. No, 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 scusate, scusate. Scrivo sorry. Ma perché non mi si muove più? Ok. Scusatemi ragazzi, sono veramente un nabbo. Scusate. Ok, mi stanno curando. Ok, ho fatto la figuraccia. Ok. Mi aspettavano. Ah, stavo anche scrivendo, per quello che non mi si muoveva più. E come deve essere? Girato così? Ah, ok, girati tutti così, perfetto. Adesso qua non lo sapevo. Vabbè, sono riuscito anche a morire, va bene. No, dai, devo dire, gentili, dai, ragazzi, qua. Qua c'è un calo di frame e non so perché. Gli faccio il backstab. Lo attacco da dietro. E il gioco tiene anche conto di questa cosa. Intanto vedete che dalla mappa qua dovrebbe esserci qualcosa. Ok. Qua ci mi dà un punto esclamativo, infatti c'è da salvare un superstite. Infatti è sparito lì in alto. Premi F1 per vedere le tue abilità. Ah, ok, è la descrizione di tutte le abilità che abbiamo. Ma mi fate passare? Ok. Grazie, grazie. Grazie. Oddio, chissà se magari sono su qualche video extra. Vabbè. The Hollow.
E quindi è lunghissimo sto livello. C'è il mostro, they're coming. Sì, Dio, fanno male. Cioè, c'è da dire anche questo, che quando vado allo sbaraglio, non attenendomi alla tattica, subisco danno. E ovviamente poi il healer deve fare il suo lavoro e curarmi. Però, bello, cooperativo intuitivo, insomma, quindi interessante. Lì c'è un... Allora. Diamo un supporto, magari mi metto anche vicino a Lila, giusto così per... Ok, Lila si porta qui, lancia una cura, fantastico, bravo. Voglio lanciare questo, lanciare questo, lanciare la cura, lancio tutto quello che ho. Bene. Ok, lo liberiamo. Reviving, perché era morto. Va bene, evento completato. Grande ragazzi. Ritorna a Cosola. Ok, andiamo. Bello che sei anche girato a vedere se arrivavo. Bravo, siete veramente... Mi sono trovato bene, benissimo con voi, grazie. Però dobbiamo anche fuggire, non è finita, quindi... Ripeto, mi sta piacendo e spero che, vabbè, o avete degli amici, quindi affrontate il gioco con gli amici, o questo gioco abbia successo, perché già il fatto comunque di aver trovato subito della gente, avendo anche sbagliato a partire e aver cercato due volte la partita, i giocatori, ho trovato subito, quindi direi che al momento i giocatori ce ne sono. Ominous Cave. Vada, tira la leva. Ah sì, ok. E questa stanza qua? Dovrebbero essere tutti. Ok, sì, stiamo praticamente fuggendo. Ok, stiamo rifacendo tutta la mappa al contrario. Anche la mappa mi ricorda Darkest Dungeon, anche se in questo caso è 3D. Voglio vedere poi che ricompense otteniamo. Perché comunque, ho detto, eroi ce ne sono una ventina da quello che ho letto, però è sempre diviso tra tank, healer e DPS. Ok, abbiamo recuperato qualcosa. Poi dipenderà tanto anche da quanti, diciamo, dungeon metteranno. Perché non stiamo andando? Ti sei perso via? Ah, non è lì l'uscita. Ok, ah sì. Stavamo sbagliando la strada. E la quanta bella roba. Ah, praticamente qua dobbiamo scortarli tutti? Ok, no, no, non abbiamo scortato nessuno, quindi penso che... Ok, no, eccoli qua. Adesso dobbiamo far sì che tutti tornino sani e salvi a casa. Cioè, combattono tutti, ma il rischio è quello di far vederli morire. Quindi dobbiamo proteggerli.
Dobbiamo stare noi in prima linea ed evitare che muoiano i sopravvissuti, perché se no ne portiamo a casa nessuno. Bellissima anche questa meccanica qui, devo dire. Stanno attaccando anche da dietro, quindi magari vado dietro a dare una mano. Q e R, attivo tutto quello che ho. Dobbiamo giocarcelo abbastanza tatticamente qua. Ce lo dico io, poi in realtà stanno facendo tutto loro. Ne abbiamo 3, 4, 4 dai, forse ce la facciamo. E il fatto che loro attaccano proprio senza guardare in faccia a nessuno e mi sa che ci muoiono pure. Hai, ok, stracci di pelle, ok, leather scrub. Scusatemi i silenzi, ma la faccenda è abbastanza concitata. Perfetto. Dai, 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 dai. Siamo ancora tutti vivi? Sì. Eccolo lì. M'Glord de Elion. È quello che abbiamo già affrontato, credo. Abbiamo il boss finale. Scusi, lei. Se il tank andasse sotto, potrei fare quello che posso anch'io. Sì, direi che il boss è andato giù in un attimo, eh. Quanti bei tesori, ragazzi. Ma sono morti tutti i sopravvissuti. Boh, vediamo un po' il riassunto della missione. Victory! Vediamo un po' cosa abbiamo combinato. Scarlet. Ah, tutto il loot è diviso in quattro categorie: risorse per pagare ogni cosa, per le cose, armi, trinket, gioielli e pozioni. E quindi abbiamo preso tutto questo, figo. Continua. Aumentata la notorietà. Ah, ok, ottimo, bello, figo. Abbiamo sbloccato l'Artisan Quartermaster, che è questo. Ah, interessante. Spendi uno star point e qui. Ok, abbiamo preso il Quartermaster con cui possiamo andare a vedere l'inventario e scegliere le armi da equipaggiare. Interessante perché è un gioco che comunque ci andrà a far sbloccare altre cose. Siamo sempre con il party qui, vabbè, però io lo lascio. Arrivederci, ragazzi. Questo Blightbound sembra veramente figo come gioco, penso che si sia notato. È un gioco che comunque non può essere. Qua vabbè, vedete l'edificio che ho sbloccato, poi se ne sbloccheranno altri. Non può essere snocciolato tutto in un video solo, però spero di avervi incuriosito abbastanza da invogliarvi magari a farci una partita, a provarlo. Insomma, acquistarlo non costa ovviamente poco, perché siamo sui 20 euro, come vi dicevo all'inizio, però insomma, magari gli vorrete dare una possibilità. Per intanto, però, lasciatemi un commento qua sotto e ditemi che cosa ne pensate. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!